Una grandissima occasione che ci onora, ci inorgoglisce e ovviamente ci impegna in uno sforzo straordinario. Può essere un'altra grande occasione di rilancio dell'economia turistica e dell'economia in generale della nostra regione. La regione fa un investimento importante a sostegno di Procida, capitale della cultura. Abbiamo dovuto ovviamente ripensare il sistema dei trasporti, potenziare il sistema sanitario, ma credo che avremo degli eventi davvero straordinari che si diffonderanno poi in tutta la regione. Quindi da Procida ci sarà una valorizzazione di tutti i campi flegrei, di tutta la fascia costiera della Campania, di Pozzuoli, di Ischia. Avremo davvero la possibilità di dare continuità ad una stagione turistica che già questa estate, grazie al lavoro fatto per la tranquillità sanitaria, è stata molto importante. C'è tutto, è tutto pronto, si sa per partire, confidiamo che le cose vadano come ci auguriamo, tutto è stato organizzato, pensato, bisogna rendere il più possibile compatibile ciò che abbiamo pensato con la realizzazione in sicurezza, con una realizzazione che mette insieme il messaggio poetico, la poesia, come ha detto il Presidente, con la prosa, quindi con una realizzazione ben sinergica delle attività e tutto in dirittura d'arrivo. Il 22 gennaio si parte, confidiamo che ci sia tutto nelle condizioni ideali per portare avanti 330 giorni di attività belle, di attività caratterizzate da uno spirito culturale e da una grande prospettiva nel futuro. Questo è un evento di portata internazionale oltre che nazionale, quindi la Regione Campania è dentro interamente questo processo, sia affiancando l'accompagnamento alla realizzazione del dossier con un investimento importante di circa 3 milioni di euro, un altro importante investimento per quanto riguarda l'attività legata proprio alla riqualificazione degli spazi che verranno utilizzati proprio da Procida Capitale per alcuni importanti momenti della programmazione dell'anno e quindi di riqualificazione urbana, e poi una serie di interventi per 2 milioni e mezzo, quindi circa 8 milioni e mezzo soltanto per quanto riguarda tutta una serie di iniziative legate alla promozione del territorio, alle connessioni, ai collegamenti culturali, storici, artistici e turistici con tutto il resto del territorio della Regione Campania. Mi fa piacere aver ascoltato le parole del Presidente De Luca, che si è sentito orgoglioso di questo nostro progetto. Giustamente lui sottolinea come tante realtà della Campania possono esprimere un potenziale importante grazie all'occasione che la cultura ci propone. Quindi un programma di eventi, quello di Procida Capitale, che metterà in luce tutti i campi flegrei, le isole minori anche della Campania, e sarà l'occasione giusta per attirare ancora più turisti. Il lascito è importante, quello di Procida Capitale della Cultura, innanzitutto in termini di notorietà. Noi partivamo dall'isola che era la meno nota del Golfo di Napoli, la Cenerentola, come spesso è stata definita Procida, e oggi invece è una delle località segnalate addirittura dal National Geographic come tra le 25 al mondo da vedere nel 2022. Poi dobbiamo cercare un lascito, costruire un lascito per quanto riguarda le infrastrutture, quindi l'attenzione che la Regione Campania ha messo su Palazzo d'Avalos con un primo investimento, e come ha detto il Presidente ci saranno poi altri step, ci fa essere sereni sulla possibilità di recupero di uno spazio che al centro del Golfo di Napoli e può essere utile a tutta la Regione.